Buongiorno, oggi voglio farvi vedere una genialità. Questo è il popolo albanese che è geniale. Allora, il signore si chiama Imri? Sabahudin Mametaj. Ok, Sabahudin Mametaj. Allora, lui cosa ha fatto? Ha messo la poltrona di... è una poltrona di ufficio o del... la poltrona d'ufficio? Ufficio? Vabbè, vabbè. Ah, la poltrona della macchina, e lo ha montato su un quad in maniera artigianale, e lui, al posto di andare in giro con quei piccolini con le ruote tipo supermarket, se l'è messo su un quad. Quindi è... complimenti! Grazie! Sicuramente. Siamo invalidi. Ah, sei invalido, certo. Invalido, ha modificato il cemento sedile. Hai modificato il sedile? Prima è smazzova pack. Certo. Smazzova pack. E da vada stat 10. 17 anni che va in... la utilizza. Ah, da 17 anni che lo utilizza. Ok, allora salutiamo. Grazie, Ashun Falimenderi. Ciao Italia. Grazie, ciao Albania. Ciao, grazie, ciao ciao. Calcione Genovi, vuoi poi? Allora. Magliette maniche corte, ma non sono l'unico in questa situazione. Vabbè, il signore col golfino, di là abbiamo la tuta, quindi non faccio la propaganda. E si sta proprio bene. Volevo dire questa cosa, dai miei video, perché me l'ha fatto notare un mio amico qua albanese, sembra che io non ami la mia nazione. Io amo la mia nazione e non la metto mai a paragone con altre nazioni. Tendo solo a ribadire il concetto che qui non è come lo hanno raccontato o come è stato negli anni 90. Gli albanesi visti in un determinato modo, soprattutto al nord, mi riferisco al nord. Volevo solo dire questa cosa, io amo l'Italia, io sono italiano. Non necessito nel continuo specificarlo. Lo sono, la amo e non metto mai a paragone la mia terra con nessun'altra al mondo. Tutto qua. Maniche corte, 5 di febbraio, Vallonato.